Buona serata a tutti, ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Topland, ciao a tutti gli amici del canale Fuori Rosa TV. E purtroppo verrà scuro questo video e purtroppo non sarà una bella risoluzione, chiedo scusa in anticipo, ma ho dovuto farlo col cellulare al lavoro, quindi è un po' un casino. Dunque, la Juventus che batte il Genoa 2-0 e si qualifica per il turno successivo di Coppa Italia, dove affronterà il Toro in un derby che insomma avrei fatto anche a meno di giocare perché loro la giocheranno ovviamente alla morte. Detto questo, la Juve che chiude la pratica finalmente torna al gol di Bala e in tempo proprio per la partita di sabato. E, insomma, Juve che domina ma che sbaglia sempre, sempre troppo. Questo è il mio cruccio, è che la Juve sbaglia veramente troppo. Douglas Costa si mangia veramente, fa delle cose eccezionali, poi sbaglia le cose più semplici. Questo è l'unico cruccio che ho con la Juve quest'anno, gli troppi errori sotto porta. Detto questo, partita abbastanza agevole a livello, non agevole perché il Genoa non abbia fatto il suo, agevole perché la Juve l'ha resa agevole e il Genoa ha menato come i Fabbri, però la Juve è riuscita a stare dietro e alla fine poi c'è stato pure tempo per modificare una decisione che sarebbe stata scandalosa, quella col VAR, sarebbe stato un rigore veramente comico, anche se di comico c'è il fatto che non sia stato ammonito quello del Genoa per il tuffo plateale che ha fatto. Quindi Juve che batte 2-0, passa il turno e adesso si concentrerà completamente per sabato, per la Roma. Io vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi video. Ciao!